E salve a tutti ragazzi, sono Alberto e benvenuti in questo nuovo video di Carbo il Gran Tour, o meglio dovrei dire l'ultimo, nel senso che sarà l'ultimo di preparazione al Carbo il Gran Tour stesso, dato che comunque, cioè, lo faccio iniziare la settimana prossima perché è tutto finito, i craft sono pronti, l'unica roba che manca è allineare i pianeti e partire. Quindi le ultime cose che mi mancavano erano i lander per i Kerbal. Qui ho il lander, un attimo che smonto il tutto. Ok, il lander per le persone. Questo è il lander per late. Magari tipo lo attacco così, ruoto il tutto. Ok. Ha anche degli airbrakes, perché Late ha un'orbita di 50 km e praticamente appena entrati inizia, non dico quasi la fetta di rientro, ma quasi inizia la fetta di rientro, perché con la nuova aerodinamica è un po' buggato il sistema e fa le fiamme troppo presto, però shh, dettagli. Quindi ho messo degli airbrakes per rallentare, dato che altrimenti mi schiantavo e faceva puff. Ho dei rapier e poi un serbatoio centrale con solo pochissimo oxidizer, dato che la maggior parte sarà consumata dai rapier all'ascesa. No, sì. E poi delle landing legs abbastanza larghe perché. Cosa fa? No, ho staccato la RCS. Via, dietro. Ok, tu ritorna così. E poi lander, quello normale invece è come tutti gli altri lander. È praticamente il lander per l'estrazione. Gli ho tirato via le trivelle, gli ho messo i pannelli solari e fine. Quindi, no, non salvare. E poi estrazione, sempre quello. Se si carica. Non è cambiato niente, 10 km al secondo di delta V. Quello cargo. 14 km al secondo. Quello crew invece è quello penalizzato di più, con 9 km a 3, esatti tra l'altro. Perché cosa ho fatto? Ho tirato via il serbatoio sopra e gli ho messo il lander per la crew, perché come avete visto prima non c'era posto per nel tra virgolette vessel barra nave madre dei lander, perché appunto c'era il motore del lander di discesa, perché gli ion non posso metterli in altro modo, o meglio potrei, però è meno efficiente. Quindi non c'era posto e ho deciso di metterlo qui in punta e funziona anche come docking port per dockarmi alle altre robe. Poi vabbè, ho quattro pannelli solari. Gli ho messo una ladder, anche se il lander, quello ad ion, dov'è lander qua, carica di, ok, questo qui ad ion lo userò per tutti i pianeti, indovinate certo quali. Sì, Eve, vabbè, per ovvi motivi, e Tylo. Tylo ho deciso di rinunciarci e praticamente fare un lander a parte che, come per Eve, manderò direttamente sul pianeta quando atterrerò sul pianeta. Quindi probabilmente, diciamo, quasi subito dopo il lancio dei vari vessel, lancio anche il lander per Tylo. Quello lo mando in orbita attorno a Tylo e lo lascio lì finché non servirà. Stessa cosa per Eve. Quindi non mi resta che mandare questo in orbita e poi sono pronto. Chi vedete? Molto aerodinamicamente aerodinamico.
Perché sì. Proprio il risparmio di carburante. Spendo settimane a progettare dei lander ad Ion con il peso del carburante anche contato, invece per i lanciatori quello non è un problema. Tanto nei razzi reali il costo del carburante è tipo meno del 10% del costo di un razzo reale, quindi poco niente. Avrei dovuto controllare il TVR. Questo Gravity Turn fatto molto wow. Cos'era quell'esplosione? Ha esploso qualcosa? No. No, però seriamente sono troppo efficienti questi motori. Alla fine è che faccio un SSTO, dai. Devo usare l'ultimo stadio, altrimenti insomma è un po' brutto. Comunque abbiamo anche il rientro che ci aiuta ad illuminare il tutto. E altra cosa, domani dovrebbe uscire Carbal News, però, nel senso che Carbal News dovrebbe appunto essere un bisettimanale, però non ci sono novità, è quello il problema. Quindi abbiamo deciso di farlo mensile, dato che comunque la 1.1 non uscirà nei mesi, quindi. Dato che devono ancora iniziare il beta testing e stando a Squad ci sono voluti 5 mesi per il beta testing della 1.0 e 4 mesi per la 0.90, quindi ci vuole più tempo a testare le nuove versioni che a farle, perché Kerbal è un gioco bellissimo che è senza bug. Ok. Oddio, si è buggato il decoupler. Meno male che l'avevano sistemato. Oddio, tutto bello illuminato. Yeah. Ok, apertura fairing. Bene. Praticamente non ho più carburante, cioè devo utilizzare la forza dei motori ad Ion, che non esiste. Tra l'altro è sparito dalla mappa il simbolino del mio craft. Quindi, yeah! Ok. Utilizzo la LV909 perché non c'è sole, quindi fine prova contraria, i pannelli solari non vanno all'ombra. In ogni caso farò comunque un paio di missioni di rifornimento qui e là, giusto per assicurarmi che ci sia la maggior quantità di carburante possibile, ecco. Perché un po' viene sprecato in queste manovre di circolarizzazione. Che non so neanche dove sono nella mia traiettoria. So solo che sto scendendo, quindi apoapsi espositiva. Utilizziamo la riserva di corrente. È tutto blu.
Più che altro non capisco perché ha cominciato a laggare tutto ad un tratto. Che se non è un craft con tantissime parti, voglio dire, sono 229. Cioè, mi sono rispettato con 400, ma non 229, dai. E sono pure nello spazio. Cosa ti metti a laggare, dai? Che sia magari la Engine Light, boh. O la Planet Shine. Quella è molto più probabile. Finita la corrente. Accendetevi un po' alla volta. Mamma mia, che arriva corrente. Sessantuno, 62, dai. Quei pianeti poi tutti allineati. 68, 69, 70, 71. Spegni. Oh, ce l'ha fatta. Quindi anche l'ultimo craft è in orbita. Un attimo che... Ora, beh, no, vai giù al sole per una foto. No. Fermati. Ok. Anche l'ultimo craft è in orbita, ora non mi manca che, come ho già detto, fare delle missioni di rifornimento qua e là, sistemare i Kerbal, portare su Jeb, Bill e Bob, perché non sono ancora su. Non chiedetemi il perché. E poi basta. Partire. La settimana prossima. Spero. A meno che non si corrompa di nuovo il save. Quindi, niente. Un saluto dal team di Kerbal Italia, ad Alberto.